Buonasera a G. Morandini, Buonasera. artista, gallerista, promotore d'arte. E cominciamo da dove vieni, com'è che è cominciata questa avventura? Io che ho qualche elemento e anche ho letto la tua biografia, potrei dire che l'avventura comincia che già dipingevi, prima di 4 anni non ci ricordiamo niente, c'è persino questa foto, no, che ti ritrae, che disegni a pagina piena. Prego. Sì, è vero. Allora, io ho una nascita, diciamo così, valligiana, alpina proprio, nel senso vero del termine. Le nostre sono le prealpi lombarde, quindi noi abbiamo la Valle Camonica che arriva fino alla vetta dell'Adamello, che è piena, trovano nelle Alpi. Quindi la Valle Camonica poi è bella per tanti motivi, ed è la culla dei graffiti, cioè noi abbiamo dietro le spalle 8.000 anni di storia, per quanto riguarda proprio il discorso artistico. E quindi nel mio piccolo, però, nella mia famiglia non c'era nessuno che si interessasse di arte. Ecco, tolto il fratello di mio nonno, lo zio Nicola, che mi definì a 7-8 anni un genietto, quando in famiglia, siccome io non amavo molto la scuola, essendo figlio poi di due insegnanti, questo era un peccato gravissimo, praticamente non recuperabile. Ho avuto poi mio fratello, 4 anni e mezzo, 5 meno dopo di me, e 10 anni dopo mi è nata mia sorella, tutti e due laureati, mio fratello professore di lettere classiche, specialista di latino e greco, soprattutto di greco, quindi è più un grecista che un latinista, però in tutte e due insegnante, ormai in pensione di liceo classico, eccetera, eccetera, una laurea in lettere classiche, fatta proprio in modo serio e profondo. Un 110 e lode con pubblicazione della tesi che la dice lunga sul fatto anche della consistenza di questa preparazione. Quando ha fatto il concorso per il ruolo, mio fratello è arrivato secondo in tutta la Lombardia, secondo, e gli hanno detto lei scelga, aveva vinto un ragazzo di Milano, ha scelto Milano, lui ha scelto il liceo classico Arnaldo Piavese, che è una delle scuole più prestigiose del nord d'Italia, a parte proprio d'Italia, perché è di grande livello. Mio sorello è architetto, laurea a Venezia, a Caposcari, e io ho fatto tutto il corso di medicina, sbagliando completamente strada. Dopodiché nel 76, ormai convinto che la mia vita fosse finita, mi sono detto, ma se non avessi fatto questa cosa qui, cosa avrei voluto fare? E lì mi è venuto proprio spontaneo, ma anche sorridendo così, senza crederci. Mi piacerebbe tantissimo fare l'artista. Io ho fatto tanti lavori per sopravvivere, per vivere così, prima di arrivare nell'ente pubblico nell'82, quindi avevo già 31 anni, però ho fatto tanti lavori cosa immobiliarista, nel senso di andare alla ricerca di abitazioni in vendita, cioè uno di quei ragazzi che vengono sfruttati girando per la città e che suonano tutti i campanelli, eccetera. Ho fatto venditore di enciclopedie per un breve periodo, il magazziniere di piastrelle, il commesso di negozio, l'autista. Beh, insomma, ho una esperienza umana molto, molto variegata. Quindi, più variegata di così è difficile trovare. Detto questo, però, l'arte è stata per me il luogo del possibile. Quindi, non l'ho mai vista come un lavoro. L'ho sempre vista come un momento di realizzazione mia personale, però mai come un lavoro per un motivo. Perché io avevo questa grandissima passione già a 4 anni e mezzo, 5, il fratello di mia madre mi aveva regalato questa tavolozza di cartone con le pastiglie degli acquerelli incollate sopra, e il primo esperimento da artista l'ho fatto appunto a 6 anni, con questa tavolozza e un piccolo pennellino di quelle di setola ovviamente naturale, allora le setole acriliche non c'erano. E un bel momento sentivo parlare in famiglia, tanto per dirti Giancarlo, come a volte l'ambiente familiare coaguli certe nostre passioni. I miei nonni, con lo zio, eccetera, parlavano spesso a tavola, era presente in paese il pittore Dalla Rotta di Milano, che faceva anche il restauratore. E a un certo momento, si chiamava Ottenio Dalla Rotta, se non vado errato, a un certo momento stava restaurando la nostra chiesa parrocchiale, e allora parlavano spesso di pittura a olio. E io, convinto che si potesse cambiare medium soltanto, no? Ho preso l'ampollina dell'olio, l'ho portata, mi ricordo sempre, sulle scale di questa cantina un po' nascosta che avevamo alla casa di nonni, ho tinto il pennellino, l'ho strofinato sulla pastiglia di acquerello e ho visto che non si scioglieva come con l'acqua, ma si lucidava. Ho
è stato il primo esperimento a 6 anni fatto come artista, ero già ricercatore. Detto questo, Giancarlo, vengo alla tua domanda. Cioè, a un certo momento, come nel mio caso, quelli come me nascono artisti, ma non perché diventino grandi, no, si nasce con delle passioni. C'è chi nasce cantante, chi nasce dipintore, come nel mio caso, e quindi comincia poi a pasticciare coi colori e così, e chi nasce invece è scultore, come nel caso dell'artista Ottimo e Massimo, che per me è il non plus ultra tra noi artisti, cioè Michelangelo Buonarroti, come massa di lavoro, così, che diceva appunto di aver succhiato col latte che gli forniva la sua nutrice a Caprese Michelangelo la passione per il martello, il scalpello e la pietra, perché era la nutrice, era moglie, figlia e madre di scalpellini. Detto questo, nel mio caso era il deserto, era assoluto, cioè quando mi hanno chiesto, o mi chiedono come nel tuo caso, come hai fatto a entrare? Sono entrato perché, forse l'ho detto prima, vabbè, nel 76 accortomi che ero un punto morto nel discorso del percorso della laurea in medicina e chirurgia all'Università di Brescia con iscrizione a Milano, va bene, mi sono chiesto durante la preparazione di patologia medica, ero metà settembre del 76, avevo cominciato da qualche mese e intendevo portarla a termine, insomma, entro il 77, così. Invece a un certo momento, quella sera lì, erano verso le 6, appunto verso metà settembre, mi sono chiesto, ma se non avessi fatto questa disgraziatissima tentativo di laurea in medicina e chirurgia, questo percorso che non portava da nessuna parte, nel quale mi sentivo bloccato, cosa avrei voluto fare? E lì è uscita la faccenda appunto dell'arte, ridendo l'ho detto. Cioè, quindi, mi piacerebbe tantissimo fare l'artista. Ecco. E a un certo momento ho cominciato, ho fatto una cosa semplicissima. Mia sorella ha fatto l'artistico, aveva preso una parte della mia dotazione scolastica di chine, matite, eccetera, che avevo usato durante la frequenza al liceo scientifico. Noi facevamo disegno 2 ore alla settimana, era gli ultimi 2 anni era disegno ornato, per cui avevo un po' di mine diverse, un po' di pennarelli, eccetera. In un certo momento ho riportato tutto, mia sorella ormai all'università, ho portato tutto nella mia cameretta sul paese, perché mi ero ritirato lassù, a Vienno, in Valle Camonica, dove sono nato per preparare questo esame enorme, e a un certo momento ho cominciato a fare proprio delle cose proprio minime, roba da, neanche da media, roba da elementare, piccolissimi paesaggi, nature morte, delle cosine di dimensioni intime, tipo 10x15, quelle robe. Perché? Perché a un certo momento ho notato che in quegli anni convulsi, ormai l'ultimo anno in cui ho frequentato veramente, eccetera, che è stato il 76, mi davano una grande serenità. E proprio su quello, quando, siccome io ho preferito, cioè ho sempre privilegiato gli studi in ambito psicologico a livello universitario, infatti l'esame in cui sono andato meglio non l'ho neanche preparato, è stato quello di psicologia. È stata una barzelletta per me. 3 giorni sono andato a farlo, ho preso 28 o 29, così, no? Che negli altri esami non mi sognavo nemmeno di prendere. A un certo momento ho visto che mi tranquillizzavano perché? Perché i miei disegni, proprio sul discorso di nevrosi, di caos che avevo dentro, mi piaceva tantissimo riempire gli spazi. Questo senso di sicurezza, creare righe così, veniva acquietato dal riempimento di questi spazi vuoti. Ecco, nelle prime opere, difatti, si vede, è evidentissimo, le ho via ovviamente ancora, si vede evidentissima la solitudine, cioè c'erano dei grandi spazi con un piccolo albero, una piccola casetta e così, oppure le bottiglie di queste piccole nature morte, prese indubbiamente dalla grande Giorgio Morandi, avevo delle riproduzioni in casa. Ecco, a proposito di poetica mia, lo dico nella mia autobiografia, io nasco da zero, non avevo nessuna conoscenza, non conoscevo nessun artista contemporaneo, non avevo conoscenza di niente dell'arte contemporanea e le conoscenze, diciamo le nozioni per quanto riguardava il liceo scientifico si fermavano ovviamente all'Ottocento, su di lì, quindi chiaramente gli anni dopo erano buio, come non sapevo, credo poco e niente, forse di futuristi, per sentito dire, ma era proprio una cosa minimale, era quasi niente praticamente. Quando sono entrato pian pianino nell'ambito artistico, ho cominciato a chiedermi ma cosa vorrei vedere e ho comprato pian pianino, mi ricordo,
Nell'81 al viaggio di nozze fatto a Parigi, non per niente a Parigi perché ho detto vediamo un pochino l'ambiente nel quale è nata praticamente l'arte moderna. E a un certo momento ho comprato parecchi volumetti su artisti appunto dell'età dell'Ottocento, primi Novecento, ricordo Chagall, Picasso, eccetera, eccetera, Matisse e tutti gli altri, poi gli impressionisti, Van Gogh. E ne avevo preso una ventina e lì ho cominciato a comporre una biblioteca di libri d'arte. Adesso ne ho più di 1000, non li compro più perché con internet, quando ho bisogno di qualche notizia, vado direttamente su internet e non spendo più quelle somme discrete che spendevo. Mi ricordo sempre nel 81, proprio a maggio, quando mi sono poco dopo sposato, sono sposato a febbraio. Infatti, il mese prossimo, il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, saranno 40 anni che la mia consorte sopporta l'artista con un senso di grande serietà e senso del dovere anche e desiderio di martirio, perché essendo mia moglie del segno della Vergine, una persona estremamente ordinata, io posso dire con grande franchezza, come direbbe Zangrillo, lo dico con molta chiarezza, va bene, ho verniciato un quadro a spruzzo di 2 metri per 1,5 sul pavimento della sala di casa nostra, qui, amici. Detto questo, se una donna non diventa santa quando succede una cosa così, o peggio ancora, lì a proprio fianco, non ha neanche urlato. Una mattina alle 6 del 1996, all'inizio dell'anno, a gennaio-febbraio, mi avevano chiesto di realizzare una scultura un po' grandina, è stata l'unica opera un po' grande che ho fatto. E rappresentava una radice, l'ho poi reinterpretata alla mia maniera così, e io alle 6 di mattina di una domenica ho cominciato in silenzio a lavorare un blocco di polistirolo granulare nella cucina di casa. Mia moglie verso le 10 si è svegliata e ha aperto serenamente la porta. Ha visto questo spettacolo di piena lavorazione di polistirolo nella cucina, non ha detto nulla, ha fatto semplicemente, si è messa a piangere. Si è ritirata in camera sua. Essendo io a quei tempi un ottimo ex commesso di farmacia, perché ormai ero alla direzione scuole materne a fare il grafico, ho fatto 7 anni dall'82 all'89 il commesso di farmacia, dall'89 al 99 il grafico, la direzione scuole materne, dal 99 al 2009, quindi 11 anni completi, ho cominciato a gennaio 2009, ho finito a novembre del 2000, del 99, ho finito a novembre del 2009, quindi 11 anni, ho fatto l'impiegato di Stato civile. Gli ultimi 6 o 7 anni li ho passati al centro stampa, finalmente in un ambiente che era adatto a me, nel quale ho imparato tantissime cose, ho lavorato tanto e se adesso la mia autobiografia è stata composta da me medesimo, va bene, è proprio merito di questi anni di sacrificio, perché l'ambiente intorno a me e gli altri colleghi non erano per niente piacevoli. Però diciamo che io da buon camuno ho piantato il chiodo, ed essendo un chiodo di quelli da roccia molto profondo, ed avendo io come caratteristica quello della resilienza, cioè o mi spezzano oppure resisto, hanno ceduto loro e io il 10 novembre del 2017 ho lasciato il servizio del Comune di Brescia, era un venerdì alle ore 12:45, e da quel momento lì mi ritengo libero di fare l'artista, diciamo così, in modo professionale o perlomeno a tempo pieno, perché la professione dell'artista a me ricorda sempre un po' quelle cose un po' azzardate. L'arte deve essere sempre con un fondo hobbistico, realizzazione personale, se vuole essere viva e non morta al servizio magari di personaggi anche poco piacevoli che girano e che ho conosciuto in ambito artistico. Ecco, c'è un po' di tutto, e invece di. Veniamo a un dettaglio importante della tua attività artistica. A un certo punto, per via di questo il lavoro nell'ufficio, tu cominci ad elaborare artisticamente la burocrazia. No. Guarda, Giancarlo, È devo essere il sincero. tuo modo di analizzarla. Parlaci di questa burocrazia neosemplice, così l'hai. Prego. Ok, allora, io come dicevo, nel 1999, l'11 gennaio, sono entrato in un palazzo del comune che si chiama Broletto,
che è in centro, è in Piazza del Duomo, ora farà Piazza Paolo VI, ed è il palazzo il nucleo della burocrazia del comune. È sempre stato lì. Quindi fin da, penso, più di 1000 anni, perché l'età del palazzo deve essere primi dell'anno 1000, una cosa così, quindi ormai sono più di 1000 anni. Detto questo, in quel palazzo c'è sempre stato il regno dei volumi, nei quali prima il discorso dei comuni, poi le varie, diciamo, vicissitudini sotto la Repubblica di Venezia, che è stato il migliore dei governanti che noi abbiamo avuto come bresciani. Poi è venuto l'epoca degli austriaci, eccetera, e quindi è stato Napoleone, poi gli austriaci, però il massimo splendore Brescia l'ha raggiunto sotto la guida della Repubblica di Venezia. Io, che come Morandini sono discendente di un veneziano cacciato, di piccola nobiltà, cacciato da Venezia per motivi, diciamo così, di carattere affettivo, perché aveva dato noia a una nobildonna di alto rango, lui che era di piccola nobiltà, e gli hanno fatto il processo, poi gli hanno dato tre alternative. È storica la cosa. Il nostro Monsignor Andrea Morandini, a metà Novecento, ha fatto tutta la ricerca sull'archivio l'archivio suo al mio paese, alla chiesa del nostro paese, e ha trovato questa, diciamo, questa è risalito fino al primo, ha trovato tutta questa storia. E in questo nostro avo, appunto veneziano, è venuto a Vienno, aveva in mano il governo del paese, era il capo delle Cermide, e da lui siamo derivati tutti noi. Era talmente ricca la famiglia che a un certo momento, a metà all'inizio del 1400, aveva nella sua biblioteca un volume bellissimo, istoriato, con miniature a foglia oro. Mio fratello, che è del mestiere, ha fatto una quotazione. Costava a quei tempi come un aereo ai nostri giorni, come un aereo personale, non di quelli con le due alettine, proprio un aereo grosso. Era una cifra enorme, proprio impensabile per il resto delle persone normali che vivevano a quel tempo in Italia. Detto questo, io con la burocrazia ho sempre avuto un rapporto molto così distante di attenzione, ma di lontananza, perché amo gli spazi liberi, sono un Peter Pan, ho amato tantissimo fare l'autista, per esempio, come lavoro, ma anche il magazziniere, eccetera. Dopo l'università, come dicevo, le ho provate un po' tutte, con grande anche piacere mi sono realizzato, ho imparato, per esempio, a fare lavori come lo stoccaggio delle opere. Gli imballaggi, quando ho fatto delle mostre fuori Brescia e ho spedito le opere, mi hanno fatto i complimenti, non avevano mai ricevuto opere imballate così bene. L'amico Augusto Piccioni giù a Ascoli Piceno, quando quella l'ho messo nella mia autobiografia, quell'impacchettamento lì l'ho fatto con 39,5 di fibre. Sudavo e ansimavo, sudavo e ansimavo. Mia moglie, prima di andare a insegnare, uscendo la mattina, mi aveva fatto giurare che avrei mollato tutto e non avrei fatto la mostra. Io avevo già avvertito l'autotrasportatore che avrebbe portato le opere nella serata giù appunto a Ascoli, e il giorno dopo l'amico Piccioni mi ha telefonato per farmi i complimenti per gli imballaggi, per l'impacchettatura. Ecco, questo è il risultato di un'esperienza forte che mi è costata all'inizio tanto, perché passare dall'università di medicina a fare il magazziniere di piastrelle o di carte da parati o così, come ho fatto io a 30 anni suonati, non è uno scherzo. Sono completamente soddisfatto di aver fatto queste scelte durissime. Perché? Perché arrivato in Broletto, io, differentemente da tutti gli altri colleghi che guardavano con astio questi armadi di ferro contenenti i volumi degli atti di nascita, era la mia zona lavorativa, e io lì avevo il compito di fare le annotazioni. Dopo qualche mese mi sono detto: è bellissimo. Mi piacciono tantissimo i volumi, ho sempre amato molto pasticciare con i timbri fin da bambino. Ai nostri tempi, all'età, fine anni 50, regalavano ai bambini dei timbri di legno con attaccate delle lettere per insegnare ai ragazzi a comporre le parole. E queste sono state fra i primi regali che ho proprio chiesto io ai miei genitori, e quando ho cominciato a fare ricerca mi sono venute in mente queste cose, perché come burocrate, diciamo che appena vista la pagina scritta ho perso conoscenza. Ci sono dei volumi sull'archivio storico scritti completamente a mano con gli atti di nascita, vergati ancora con la cannuccia, se non con la penna a bocca,
che sono uno spettacolo di poesia visiva, cioè sono pura arte. Ho addirittura via, come ricordo nella mia testa, la scrittura di un nostro predecessore che scriveva probabilmente usando la stilografica al contrario. Erano scritte sottilissime e io ho, se chiudo gli occhi le vedo ancora, delle forme bellissime di queste cose, di queste frasi, che per certi versi a volte sono incomprensibili quasi, perché scritte talmente minute, talmente piccole. Certo, la sua firma è inimitabile, perché una cosa così non si può, lui l'ha fatto probabilmente anche per questo. Su questi bei fondamenti ho cominciato a dire, ma a me piacerebbe tanto trasformarle in un'azione d'arte, e una volta, due, tre, insomma, sono arrivato lì gennaio 99, e l'11 gennaio del 2005, dopo 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, dopo praticamente 6 anni, io ho dato origine al comune, all'interno dell'ufficio del comune di Pompiano, alla prima azione d'arte di burocrazia neosempre. Cosa ho fatto per realizzarlo? Prima di tutto mi sono informato con i colleghi del provveditorato da chi facessero fare questi bellissimi volumi, perché ho detto ci sarà una legatoria a Brescia che rilega questi volumi, perché vengono. All'inizio venivano portati già pronti, e i primi momenti, fino alla fine dell'Ottocento, si scriveva tutto a mano, erano proprio, non c'era niente, c'erano le righe e basta. Quindi portavano dei volumi in pagina bianca rigata senza niente. Ai primi del Novecento hanno cominciato a mettere dei pezzi, quelli che erano usati sempre, no? Scritti già. Quindi arrivava il volume, c'era solo da completare, diminuiva il lavoro e aumentava la leggibilità di tutta la faccenda. Poi, dai primi anni 80, o metà anni 80, hanno cominciato ad arrivare a pagine staccate i vari fogli da inserire, ovviamente le pagine numerate e timbrate dal prefetto in modo da non fare, per non avere problemi, perché ognuna filigranata, eccetera, e poi venivano rinnegati da questa legatoria molto bella che è qui a Brescia, che è una legatoria tenuta da Vigara. Sono andato, ho chiesto, ragazzi, a me piacerebbe fare dei volumi identici come misura a quelli degli atti di nascita, e loro le misure erano là, rilegati in tela e dorso di cuoio, molto bello, è un cuoio naturale bellissimo. Quanto costano? Mi hanno detto la cifra, io ho risparmiato un mesetto o due, sono arrivato là, ho detto fatemene tre, ho pagato, ho ritirato i volumi. Dopodiché, per stendere la scritta, ho fatto prima delle prove, perché ho preso ovviamente a modello un testo proprio di quelli nostri, quindi ho ricopiato, l'ho messo in computer e me lo sono tenuto via, senza i nomi, ma tutta la dizione, cioè addì, del mese, tal, eccetera. Ho preso un testo un po' vecchiotto, adesso è ancora più modernizzato, ho preso un testo degli anni 40, così, perché volevo che le parole fossero, diciamo, storiche, ci dessero un senso di antico a questi miei atti. Quindi la formula era appunto una che uso, è una che ho sempre usato e userò anche nei prossimi anni, quando riprenderò, perché adesso è stato un periodo, tra una cosa e l'altra non li ho più fatti, 3 o 4 anni che non faccio atti d'arte. Aspetta, 2018, no, sono 2 anni. L'ultimo l'ho fatto nel 2018, mi correggo, quest'anno è il terzo anno, al comune di Lograto, perché ho fatto una grossa personale a Villa Morando nel comune di Lograto, e gli uffici di Stato Civile sono sopra lo spazio espositivo in questa splendida villa, e ho portato in questi uffici l'amico Massimo Tedeschi, giornalista del Corriere della Sera, che mi onora della sua amicizia, e a un certo momento che ha pubblicizzato per primo sul Brescia Oggi, allora lavorava per Oggi, un quotidiano di Brescia, che mi ha intervistato, mi ha fatto un bellissimo articolo appunto nel 2006, se non ricordo male, appena fatti i primi, e gli ho detto guarda, prima o dopo ti coinvolgo. Allora nel 2018 finalmente siamo arrivati al coinvolgimento, a lui è piaciuto molto. Ecco, io ovviamente inserisco dati miei, quindi metto io sottoscritto Giuseppe Morandini, ex ufficiale di Stato Civile, nato a, veramente uso proprio il G. Morandini, che è il nome d'arte, nato a Bienno, eccetera, eccetera, e residente, avendo per testimone, proprio come negli atti di nascita, l'amico, nato a. Do origine a questo atto d'arte, cioè praticamente la burocrazia c'entra come tutta impostazione, ma poi è un atto d'arte.
è una scritta fatta appunto con una penna che si usa in ambito artistico, che è la Art Pen della Rotring, non le fanno più. Sono capitato da un amico grossista, erano una ventina, le ho comprate tutte, perché quando una cosa non si fa più, a me serve, e quindi ho portato a casa tutte quelle che ho trovato. Detto questo, intingendola nell'inchiostro, la uso per dare origine a questi atti d'arte. Ecco, poi finito il discorso dell'atto d'arte, per farlo rassomigliare proprio agli atti di nascita normali, perché quando una persona si sposa, si fa l'atto, poi avviene il matrimonio, benissimo. Timbro del matrimonio, i dati. Il signor Pinco Pallino si è sposato con la signora Pinca Pallina nel luogo, in data A, numero dell'atto, eccetera. Io per rendere simile i miei atti d'arte a questi atti di nascita, con le relative annotazioni che ho fatto io per 11 anni, so benissimo di che cosa sto parlando, va bene, e ne ho migliaia all'attivo ovviamente, a un certo momento metto le mie opere, i timbri rappresentanti le mie opere, sia figurative che astratte, intinti nel tampone con l'inchiostro e li appongo sulla destra e in fondo alla pagina. Uso sempre la pagina destra perché il retro poi con l'inchiostro passa il foglio e non verrebbero bene. Quindi nei miei volumi non c'è mai il foglio sinistro, ma c'è solo il foglio destro. Poi non è finita, Giancarlo, quando lo faremo vedrai perché coinvolgerò anche te. A un certo momento faccio copia integrale dell'atto d'arte e autografata la do in omaggio alla persona o alle persone che coinvolgo in questa. È una bella variazione, eh? Sì. Curiosa, meriterebbe ancora approfondimenti. Bello. È una novità assoluta in ambito concettuale. Documentata perché? Perché nel caso arrivasse qualcuno a dire ma la faccio anch'io, è documentata con mezza pagina sul catalogo dell'arte moderna e contemporanea della Giorgio Mondadori Editore del 2006. Quindi in tempo reale, in un anno, ho avuto una fortuna grandissima, ho trovato una persona, una signora gentilissima, che è uno dei referenti per il catalogo dell'arte moderna. Giorgio Mondadori fa parte della commissione presentatrice degli artisti e a un certo punto del comitato scientifico praticamente, e questa signora rimasta abbagliata da questa mia diciamo così forma d'arte mi ha segnalato e mi hanno appunto adesso ne ho una più di 10, 14 o 15 di queste segnalazioni con varie tranche della mia arte, il collage, non so, per dire la scultura, poi la poesia visiva e poi il logo di una ditta trasformato che peraltro è una ditta veronese, che non cito perché c'è la Traino e quindi non voglio per carità, però è una grossissima ditta di industriali veronesi e io ho trasformato il logo della loro famiglia in un'opera d'arte. E anzi qui colgo l'occasione per ringraziare questi signori che mi hanno dato fiducia perché io ho fatto una mostra per i 50 anni della loro attività industriale e è stato un grande onore entrare in contatto con queste persone, che sono le persone poi notoriamente che tengo. Il resto sono bla bla bla, sono persone che blablano come negli ultimi giorni qui adesso. Abbiamo visto tanta gente che blabla, come direbbe l'altro signore là, Crozza. Una piccola domanda ancora e poi concludiamo perché ha un certo spessore come intervista. Sì, voilà, questa piccola domanda. Nelle tue opere che si è spinti talvolta a dire grafiche, no? Nelle tue Sì. opere e non parliamo ancora, e ne parleremo magari in un'altra occasione, che sei anche scultore, insomma, c'è anche Ah, questo sì. aspetto. Comunque, in queste tue opere, no, ci sono queste grandi campiture, c'è questo tratto elegantissimo, leggero, forse partecipa alla stessa leggerezza che dicevi, a questo sollievo, a questa dolcezza che ti dà la campitura, il riempirla, come dici tu. Però mi sono accorto, già allora, quando ci siamo incontrati nella tua galleria, che in alcune di queste opere c'è una macchia, cioè c'è qualcosa che non ha questa, come dire, questa forma quasi classica, no? La macchia è l'impadroneggiabile, là dove il tratto è di Allora, un calcolo infinito, si sì. può dire,
e così le campiture, la macchina invece. No, Giancarlo, allora, qui devo spiegarti il perché di questa. Allora, questa struttura non è gettata sulla superficie, ma proprio a livello di ufficio dei demografici. Mi ricordo che una mattina, proprio ancora i primi tempi, quindi ti parlo del 99-2000, così, io usavo la stilografica per scrivere le annotazioni, quindi per completare il timbro usavo la stilografica, perché l'ufficio ci dava le BIC, quindi la penna Biro è una bella penna, però se la usi un po' di tempo, alla fine ti si stanca la mano, la muscolatura è quello che è, quindi a un certo momento poi non scrivevano sempre molto bene, erano penne Biro, non erano marca, erano roba scadente per cui. Io essendo un precisionista per natura, un uomo che ama diciamo le cose fatte bene, allora a un certo momento mi sono detto ricomincio a utilizzare la stilografica, tanto poi per prendere qualche boccettino di inchiostro e così non è che vada in miseria, quindi l'avevo anche già per i cavoli miei come discorso di cosettine di arte e così anche piccole robe fatte appunto tipo acquerello, che poi tra parentesi io quando anche ho affrontato l'acquerello ho preso una carta specialissima che è la carta Hanemühle calandrata, perché anche lì ho voluto fare la campitura uniforme. Quindi l'acquerello normalmente fa le macchie. Per fare la campitura uniforme, io ho usato dei pennelli giusti per il pezzetto che dovevo riempire e poi con l'asciugacapelli, pian pianino, ho imparato a asciugare il colore, per cui i miei acquerelli non hanno diciamo, così il defluire del colore, le varie zone, no? Più o meno cariche, così. Sono a campitura uniforme anche gli acquerelli, che è praticamente l'esatto opposto che fanno gli altri artisti, tanto per farlo chiaro. Ecco, infatti quando io mi dichiaro neosemplice, molto più vera la definizione di neocomplesso, perché tutte le mie cose intorno alla macchia hanno una loro complessità e una loro struttura. Detto questo, quella mattina lì ho provato, stavo caricando la penna stilografica, e siccome mi si era caricato un po' troppo, ho detto scarico sul foglio che non uso l'inchiostro in più, così sono sicuro di non andare a fare macchie sul volume degli atti di nascita, perché lì dopo è sempre una brutta figura, cioè non è bello. E ho buttato lì e sono cadute alcune gocce. Ebbene, Giancarlo, tu lo sai che gli artisti hanno a un certo punto l'illuminazione in certi momenti, nelle cose piccole come nelle cose grandi. Nella musica si chiama scherzo. Cioè, praticamente, almeno se non ricordo male, quando il jazzista è ispirato, a questo momento nel quale comincia a volare. Uno dei nostri più famosi strumentisti italiani era il bolognese di Coso, come si chiama? Adesso mi scappa il nome. Vabbè, comunque, Lucio Dalla. Lucio Dalla era un grandissimo clarinettista, poi suonava tanti strumenti. È quello che ha fatto diventare regista Pupi Avati, perché Pupi Avati suonava in un quartetto. Poi una sera è arrivato questo ragazzino, alto un metro e un soldo di calcio, perché l'ho incontrato a Bologna una volta sola, era veramente bassissimo, va bene. Ha preso, gli ha chiesto di poter provare a suonare il clarino, ha fatto una tale fantasmagorica esecuzione del pezzo che stavano suonando, Pupi Avati da quella sera lì non ha più suonato, lo dice lui nelle sue memorie, ed ha cominciato a interessarsi di cinema e poi è diventato quel bravo regista che conosciamo, ha fatto delle ottime cose, eccetera, eccetera. Detto questo, le prime macchie sono state così. Poi, però, io quando comincio una ricerca la porto fino in fondo perché, dunque, quando facevo ancora l'ometto, l'ho messo nella mia autobiografia, ho incontrato a un certo punto, quando facevo ancora figurazione, alla fine degli anni 80, un artista che non stimo, e ha sempre fatto astrazione perché non è capace di fare il figurativo, quindi lui i ritratti, eccetera, eccetera, non se li sogna, però se la tira molto. Perché? Perché a un certo momento ha molte possibilità economiche, eccetera, eccetera. E mi ha guardato con un grande sussiego, mi ha detto: sì, sei bravino a figurazione, però io faccio ricerca. Io sono diventato rosso, non ho detto niente, mi sono sentito profondamente umiliato proprio, perché ho detto: ma come? E la sera mi sono detto: bene, quel signore lì ha semplicemente 5 anni di scuola superiore a un titolo, credo che sia ragionevole. E a un certo momento ho detto: vediamo cosa combino io che ho passato 7 anni, 6 più un ricorso, all'università di medicina a imparare a fare ricerca in modo serio.
e mi sono messo, e quella sera lì ho tirato un cassettino in cui avevo ancora qualche timbro di quelli di gomma con le lettere. Poi ho cominciato con la matita a fare dei disegni, dei segni di ispirazione zen, segni velocissimi sulla carta. Ci ho messo quelle lettere lì, ci ho messo qualche pennellata di colore, ho detto benissimo, da questa sera diventerò un ricercatore in ambito artistico più di quello che sono. Ecco, quel signore lì si sta mordendo l'altra delle due che aveva, una l'ha mangiata, l'altra, questo si può anche togliere eventualmente, la sta finendo di mangiare perché da quel momento lì l'ho asfaltato, come dicono i ragazzi giovani. Cioè lui sta facendo ancora le cose che faceva 40 anni fa, nel 1981, quando ha cominciato a esporre. Io invece ho elucubrato, burocrazia nello semplice, senza parlare del resto, va bene, che è, torno a dire, una novità assoluta nell'ambito della ricerca concettuale. Questo storicamente provato. Un'ultima cosa, proprio in ambito artistico, e la macchia te la finisco perché se no non chiudiamo il discorso, è diventata poi uno dei miei segni distintivi, cioè adesso la faccio per il piacere di farla, però come la faccio? Allora, dopo queste macchie, fatte improvvisamente così, ho fatto un foglio sul quale ho ingrandito le macchie in questione. Le ho disegnate, cioè le ho sistemate dal punto di vista degli equilibri, così ne ho scelto 4 o 5. Poi quella che metto sempre è una sola, quella che mi piace di più, però non la spruzzo, non la getto sul foglio. Ricalco la forma, allora io faccio dei modelli, non vado direttamente quasi mai sul supporto pittorico o del disegno. Disegno adesso li sto facendo quelli, diciamo, di getto, però se non riescono bene li elimino perché a me piace la perfezione, o perlomeno cercare di raggiungere la perfezione in ambito artistico e non solo. Detto questo, la macchia viene alla fine del dipinto, quindi di solito lastra di medium density, costa poco e va benissimo. Colori acrilici industriali, va bene, si riporta il disegno disegnato e ingrandito. Di solito su fogli A3, se no se è più grande, vabbè, anche ormai adesso c'è una stamperia che me li fa 100 per 60, per 70, per cui sono a posto anche dal punto di vista dei cosiddetti modelli, perché alla fine è come quando facevano gli affreschi, lì è una cosa importante, lì è una cosa piccola, però c'è un modello che viene riportato esattamente sul supporto pittorico, perché poi alla fine il modello viene col pennellino, vengono ricoperte le linee con l'acrilico, con un pennellino del triplo zero, non con penna. I pennarelli non vanno bene, si usa con la mano ferma il pennellino del trito zero. Un amico un po' beota un giorno, tanti anni fa, mi ha chiesto: ma come fai a farle? E io gli ho detto: sto attento, cioè sto attento, non devo uscire dalla traccia. Detto questo, ci sono vari modi, poi se si sbaglia un pochino si può correggere, cioè, però ecco, diciamo che 99 su 100 la linea è dritta, va bene e così via. Detto questo, anche per la macchia il procedimento è uguale. Si ricalca la forma, poi, stando in piano, lì sì c'è il depositario. Quindi, un pochino alla volta, molto delicatamente, deposito o getto il colore acrilico rosso, se no a volte bianco, a volte nero, lo deposito all'interno dei confini di questa macchia, cercando poi i puntini che sono attorno, che danno quel senso lì di vivacità, no? Come se ci fossero veramente delle sgocciolature, delle cose buttate. Quelli li deposito liberamente, in modo disordinato, perché se è troppo ordinato non danno quel senso di energia. Per cui è tutta una cosa studiata, preparata nei minimi particolari, in modo da ottenere poi l'effetto voluto. La macchia è sempre centrale, perché è ricca di energia, è evocativa, prima di tutto della grandissima passione del cuore che io metto, e della mia testa, che io metto nelle opere che faccio, perché sono per la mia realizzazione personale. Io non lavoro per il mercante qui o per il commerciante di là o per il gallerista di lì, perché lavorare per persone che sono fuori dall'ambito artistico a volte porta a avere delle opere non belle. Bisogna fare le opere, poi se qualche uno piacciono, allora se mi chiedono qualcosa poi reinterpreto alla mia maniera, per cui si può lavorare anche sull'ordinazione. Però la cosa deve sempre funzionare e il giudizio finale è mio per un motivo. Le opere firmate G. Morandini sono di G. Morandini e ne risponde prima di tutto G. Morandini. Gli altri sono tutti estranei, compresa mia moglie, che però comanda su Bene, G. Morandini, ti ringrazio moltissimo, è stata una bella occasione.
e magari ne riprenderemo per altre occasioni, per altri eventi. Ok. Grazie. Sarà sempre un piacere. Sarà sempre un piacere, caro Giancarlo. Buona serata.